Papà era un avvocato di 41 anni, era appena stato nominato dal governatore della Banca d'Italia d'allora, Guido Carli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. Una banca nata dalla fusione di due banche riconducibili alla medesima proprietà, ovvero a Michele Sindona. Una persona che si era creata dal nulla, nel senso che non partiva con un patrimonio, ma l'ha costruito tutto in tanti anni di attività, dimostrando la capacità di legarsi ai sistemi di potere. Sindona ha un legame molto forte con la Democrazia Cristiana o con alcune parti della Democrazia Cristiana, che era il partito di governo di allora. Si forma la coda di quelli che dicono di essere creditori, alcuni più che creditori sono complici nelle ragioni che hanno determinato il fallimento. Sindona non si preoccupa, pensa che papà sarà una persona che, come tutti, basterà lisciargli un pochettino il pelo e sarà sensibile ai propri interessi. E invece quello che papà scopre nel corso della liquidazione lo indigna fortemente. E siccome era da sempre stato animato da un grande desiderio di impegnarsi per il paese, per lui quella diventa veramente l'occasione per dimostrare che esiste un sistema alternativo, che non tutti si devono piegare. Si può essere liberi e per essere liberi bisogna essere responsabili. In una lettera che invia al governatore della Banca d'Italia dice: la ringrazio per aver fatto in modo che io possa servire lo Stato, la patria. È questo il suo spirito e forse in parte, da figlio devo dire in parte, è un po' una delle motivazioni del suo coraggio, cioè della sua capacità di mettere, anche quando le preoccupazioni diventeranno delle preoccupazioni per l'incolumità personale, di mettere il senso della propria opera davanti alla propria sopravvivenza. Andando avanti arrivano i tentativi di condizionamento, i tentativi di corruzione, le intimidazioni e le minacce. Il primo è quello di una pistola fatta a pezzi, lasciata su un bidone davanti al cofano della macchina di papà nel garage della banca. Altri episodi sono invece quelli delle telefonate minatorie di una persona con un accento che porta papà a definirlo il picciotto, che si fa che evita il filtro della segreteria tutte le volte spacciandosi per altre persone e che prima tenta di corromperlo parlando di una busta e poi invece lo minaccia con la crudeltà dei linguaggi tipici delle minacce mafiose. Papà viene a casa, è una sera che condivide con alcuni amici per vedere un incontro di box. Finito l'incontro di box, accompagna a casa alcuni dei suoi amici, torna poco prima di mezzanotte, parcheggia e una persona alle sue spalle gli dice, lo chiama, avvocato Ambrosoli, e lui si volta rispondendo sì e questa persona si scusa e esplode alcuni colpi di pistola contro di lui. Papà muore pochi minuti dopo, a cavallo della mezzanotte tra l'11 e il 12 luglio, e da un certo punto di vista la sua storia finisce lì. Ambrosoli è stato ucciso da William Joseph Arrico su incarico di Michele Sindona. E il contatto tra i due era stato creato da persone appartenenti alla malafida anche mafiosa italo-americana che stava in America. Nelle carte di Ambrosoli molto spesso ricorre questo suo sentimento di solitudine, solo contro un nemico molto più forte, Sindona, ma spalleggiato anche da pezzi dello Stato. Sì, certo. Dalla sua parte c'erano una parte molto significativa della Banca d'Italia. C'era la Malfa, e c'era Cuccia. E poi Cuccia era della sua parte? Cuccia non era per il salvataggio di Sindona. Poi a un certo punto c'è stato questo incontro a New York e
E lui, Sindona, ha detto a Cuccia: io quello lo faccio sparire, riferendosi ad Ambrosoli. E Cuccia non ha riferito questa circostanza alle istituzioni, all'autorità giudiziaria in Italia. E Ambrosoli è il paradigma della persona libera che sceglie, agisce, si comporta secondo dei suoi parametri molto sicuri, no? Quel che è giusto e quel che non è giusto, persegue quello che è giusto, rifiutando sia gli allettamenti che pure gli sono stati rivolti, si è tentato di corrompere Ambrosoli all'inizio della vicenda, e quindi non vendendosi ad alcuno per continuare ad essere se stesso, e sia non sottoponendosi a chi attraverso l'intimidazione lo voleva rendere sostanzialmente schiavo. E da allora lentamente ma costantemente la sua memoria è coltivata, è coltivato il suo esempio, perché ci ricorda che possiamo essere liberi, ci ricorda che possiamo essere responsabili, ci ricorda che abbiamo la possibilità di cambiare il mondo che c'è intorno a noi, anche quando intorno a noi c'è la convinzione che le cose non possano cambiare. Ciascuno, vivendo la propria responsabilità, ha la possibilità di cambiare per un piccolissimo grado la rotta che si è scelta. C'è una lettera che lui scriveva a sua madre, a cui lui, nonostante i rischi, è quasi la consapevolezza che c'è la possibilità che lui venga sottratto alla propria famiglia, ai propri affetti, è in qualche maniera compensata dalla soddisfazione di fare il proprio dovere per la patria. Le sue parole sono per me un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Il paese, papà lo scriveva maiuscolo. È solo la prova del fatto che si può rimanere liberi. Si può rimanere liberi rispetto ai condizionamenti, si può rimanere liberi rispetto ai tentativi di corruzione, si può rimanere liberi addirittura rispetto alla paura per la propria incolumità.